Rieccoci con una nuova trasmissione, siamo ancora qui a parlare ancora una volta dell'argomento del giorno, il coronavirus. Come comportarci, cosa fare, soprattutto come uscire da una serie di dati contrastanti anche a livello nazionale. Ne parliamo subito dopo la sigla. Sigla. E ritorniamo in studio, oggi riparleremo di coronavirus e di che cosa fare, ma andiamo subito a presentare gli ospiti che sono con noi, il dottor Pasquale Simonelli, specialista in medicina interna e endocrinologia, e il sindaco di Piedimonte, anche lui medico, il dottor Luigi Di Lorenzo, benvenuti e grazie per essere intervenuti. Dottore Simonelli, la prima domanda la volevo rivolgere a lei, volevo chiederle, ma questo virus è così cattivo? Ma è cattivo perché è contagioso. Come pericolosità vera e propria pare che non sia più pericoloso degli altri virus, delle altre epidemie, però è molto contagioso. Contagiosità non significa per forza malattia oppure morte, come insomma in molti casi si sta diffondendo questa paura, questo panico. E per ridurre la contagiosità bisogna usare tutte queste norme di prevenzione che si stanno usando. Che dopo andremo... Molta cautela, molta accortezza e molte spiegazioni. Intanto perché si chiama coronavirus? Ma coronavirus è un acronimo preso dal virus praticamente, che ha la forma di corona, se tu lo vedi al microscopio. Microscopio, sì. Elettronico si vede questa particolare forma. Virus perché virus e 19 perché è stato scoperto nel 2019. Ma giusto così per sembrare un poco la tensione che si è ormai creata, sì, in giro, possiamo definire questa epidemia, diciamo anche per abbassare i toni, appunto, come una normale influenza, diciamo un poco più virulenta? O è qualcosa in più? No, allora, i sintomi sono gli stessi, soprattutto i sintomi d'esordio. Mal di gola, raffreddore, febbre, anche febbre alta, la tosse, quindi i sintomi tipici dell'influenza. Forse dà meno dolori, perché l'influenza classica dà anche una poliartralgia diffusa. Il problema è che nelle persone defedate, anziane, che hanno altre patologie, hanno delle comorbilità, allora più facilmente questo virus attacca i polmoni. Per cui si possono avere delle polmoniti a focolai multipli che sono pericolosissime perché incidono sulla capacità cardiorespiratoria dell'individuo. E se l'individuo non è in condizioni fisiche discrete, buone, discrete, facilmente si può poi avere complicanze tali da portare fino alla morte. E quindi i soggetti più deboli alla i fine soggetti sono più quelli deboli che sono a rischio. Difatti, se si vede un po' la statistica dell'età di tutte le morti, sia quelle cinesi comunicate, anche qui poi ci stanno un poco di misteri, sapete che la Cina non è che dice tutto, e anche le altre morti italiane o in altre parti, tipo l'Iran, eccetera, sono tutte persone ultra settantenni con patologie d'accompagnamento. Sindaco, a lei invece volevo fare una domanda, diciamo, più istituzionale. Lei ritiene che ci sia stata una comunicazione troppo, sia data troppa enfasi? Consideriamo anche che il governatore della Campania qualche giorno fa in conferenza stampa diceva che aveva fatto uno studio, un sondaggio, dove l'80% delle notizie che erano state date in merito al coronavirus erano false. Beh, all'inizio si è pagato un po' la disorganizzazione. Eravamo forse molto impreparati, direi. C'è stata difficoltà persino nel contattare il numero di pubblica utilità, tant'è che poi il governatore ha sentito la necessità di organizzare una task force regionale, organizzando sia la parte di prevenzione che la parte di precauzione, insomma, che sono cose abbastanza distinte. In realtà qualcuno mi diceva che avevano proprio difficoltà, cioè il numero non rispondeva, sì. E questo un po' scoraggia un po' la popolazione, questo bisogna dirlo. Invece la situazione nella sua città, ma credo anche nelle zone vicine, visto che lei in questi giorni continua forse a incontrare i sindaci, riunioni, eccetera, qual è al momento? È preoccupante o no?
Al momento la parte di prevenzione è demandata alla task force regionale che detta le decisioni e ci ha chiesto, l'altro giorno ha riunito tutti i sindaci regionali, ci ha chiesto di attenerci per quanto riguarda la chiusura delle scuole alle decisioni della task force, quindi fa prevenzione secondo quelli che sono i dati epidemiologici del sistema dell'Istituto Superiore di Sanità e proiettati sulle varie regioni. La parte di precauzione è demandata ai sindaci, ovviamente come nel caso di Piemonte abbiamo pensato di sospendere momentaneamente i mercati proprio perché in via precauzionale, proprio sposando quello che è la linea precauzionale, pensavamo che molti dei mercatari, così come in gergo vengono chiamati, vengono dal versante dell'Esimio dove c'è una difficoltà nel controllo anche dei dati epidemiologici, per cui è precauzione più che prevenzione. Sì, in particolar modo sì, mi risulta anche a me che vengono da quelle parti. Dottor Simonelli, cerchiamo di inquadrare un po' meglio la malattia. Quali sono i sintomi che lei forse accennava anche prima? I sintomi sono quelli che abbiamo detto, sono tipici dell'influenza a cui noi siamo abituati, perché ogni anno abbiamo l'influenza, anche se il virus in genere, questo microorganismo cambia e si muta continuamente, per cui ogni anno dobbiamo fare un vaccino diverso, anche se c'è una base uguale, però poi ci sono delle modifiche chimiche che devono consentire di costituire un nuovo vaccino. La stessa cosa con questo virus, non teniamo il vaccino perché tra l'altro non era stato ancora isolato il ceppo originale, da poco è stato isolato, pare che l'hanno fatto sia i cinesi stessi, sia l'abbiamo fatto in Italia, forse siamo stati tra i primi, l'hanno fatto anche in America e così via. Importantissimo questo isolamento del ceppo perché ci consente di poter cominciare a lavorare sui vaccini. E entro quanto si prevede la... Non prima di luglio-agosto, dalle notizie che ho lette. L'Italia c'ha anche un altro vantaggio, che avendo guarito, essendo stati guariti in Italia allo Spallanzani due cinesi che stavano gravissimi perché stavano in isolamento, questi due che sono guariti hanno consentito di fare dei prelievi tali da poter vedere meglio come l'organismo ha reagito all'introduzione di questi virus, a questi corpi estranei che sono entrati dentro di noi. Poi volevo chiedere al dottor Simonelli quanto la mascherina, che in questi giorni vediamo che va a ruba, è efficace, quanto serve oppure non serve? No, serve come non serve. Serve perché questo virus si contagia l'ambiente fino a 2 metri di distanza, per cui il colpo di tosse, lo starnuto contagiano, non si discute. Come pure sono contagiati anche gli oggetti o le mensole, i tavolini che stanno vicino alla persona. È il periodo di contagio che varia, perché si parla di 5 giorni per le superfici lisce. L'altro ieri ho sentito dire 7 giorni, quindi non si è ancora sicuro. Quindi anche tramite il cibo si contagia? Anche sulle superfici lisce. E tra l'altro questo virus, questo è sicuro, preferisce gli ambienti umidi. Contrariamente ad alcuni che dicevano col freddo muore, no, tutto il contrario, questo preferisce gli ambienti umidi, invece si spera che col calore più facilmente possa essere debellato. Dottore, qual è la terapia? Al momento, tenuto conto anche che il virus non si conosce proprio bene. La terapia attualmente, per i casi così che evolvono bene, è sintomatica, quindi si danno degli antifebbrili, riposo a letto, idratazione. Poi se ci stanno delle complicanze bisogna portarle nell'ambiente adatto, si usano i farmaci specifici, ripeto non ce ne sono, però sono stati usati degli antivirali sperimentati per altre patologie virali, per la SARS e per l'Ebola, cosa che hanno fatto lì allo Spallanzani, hanno usato questi farmaci e la cosa ha suscitato interesse perché da lì possono far derivare altri farmaci specifici e pare che abbiano funzionato. Ecco, un'altra cosa per cercare di mettere un po' ordine, Sindaco, chi viene da un'area a rischio, ad esempio io torno da Milano, torno a Caserta, a Piedimonte, che cosa devo fare? Qual è innanzitutto il mio dovere? Ha l'obbligo di segnalare alle autorità preposte, quindi ai vigili nel caso nostro o al comune, di essere stato nelle zone diciamo focolaio o per quelle perimetrali e quindi restare responsabilmente a casa, perché l'ordinanza è diciamo un'ordinanza, ma in effetti è un invito a rimanere a casa perché non ci sono strumenti che possano obbligare una persona irresponsabile a rimanere a casa, come abbiamo visto purtroppo nelle zone qui limitrofe. Per cui il consiglio è responsabilità, comunicarci quelle che sono le cose, perché noi segnaliamo ovviamente
al centro regionale, alla ASL, quelli che sono i pazienti, diciamo le persone potenzialmente contagiate, e vengono contattate quotidianamente per verificare se c'è sintomatologia. Se c'è sintomatologia, il tampone dove si fa? Il tampone si fa solo in presenza di una sintomatologia conclamata, acclarata, cioè, quindi bisogna rapportarsi con la ASL. Quindi febbre alta? Sì, se ci sono delle sintomatologie che i medici ritengano siano tali da poter rapportare, pensare che ci possa essere stato un contagio, si fanno nei centri specializzati che adesso penso sia una sola idea di secondo però livello. Adesso noi siamo a Napoli, anche se stanno allestendo a Casetta. Okay. E al Rummo pure qui. E poi bisogna comunicare ai famosi numeri 112, sì. 118 e 1500, che è il numero del Ministero, sì. Anche 1500. Sì. In genere se quando ci stanno i sintomi di cui abbiamo detto e il paziente proviene da zone sospette, perché questo è importantissimo, il Ministero la prima cosa ha detto è questo, perché se a Piedimondo una persona che vive in campagna, non si è uscito mai dalla campagna, chiama il medico e dice io ho il raffreddore, credo che non ci sia proprio paura di andare. E quanti tamponi vanno fatti? Allora, se il primo è negativo e ci stanno però le possibilità che la persona sia stata in questi ambienti sospetti, quindi nelle regioni molto sospette, va fatto un secondo tampone. Se c'ha i sintomi, se non c'ha sintomi e il tampone è completamente negativo, finisce lì. Effettivamente, allora si dice che anche in Italia, se è positivo, va fatto un secondo tampone per confermare la positività, almeno due. Ok, volevo chiedere se è possibile che l'Italia abbia più contagi rispetto ad altre nazioni come la Francia, la Germania, o se semplicemente noi stiamo facendo più tamponi e quindi si sa di più. Io personalmente credo che noi abbiamo fatto molto più tamponi di tutti quanti in Europa. Quindi la sanità italiana, sì, in questo caso si è dimostrata efficace. Che non siamo, forse una delle cose che ci distingue in più dagli altri è proprio la sanità, teniamo una delle migliori sanità del mondo, perché diamo l'assistenza a tutti, dal ricco al povero, non c'è distinzione di classe, e quindi questo è uno dei motivi. Un altro motivo è che purtroppo c'è stato questo focolaio lì di Codogno che ha un po' diffuso la malattia, perché all'inizio non si sapeva. Quindi c'è stata questa diffusione in Emilia-Romagna e Lombardia. Dottore Simonelli, quali sono i soggetti più a rischio? Abbiamo accennato, ma abbiamo... I soggetti più a rischio, io direi, quelli non a rischio, fortunatamente, sono proprio i bambini. Questo per confermare il fatto che i soggetti a rischio sono quelli defetati, quelli che hanno minori difese organiche per malattie, per la, come si dice in termine medio, la comorbilità. I bambini, i giovinetti, che grazie a Dio hanno poteri di difesa buoni, l'infanzia di oggi è un'infanzia sana, non come era l'infanzia per malattie da denutrizione e altre cose, come sono state le grandi epidemie del passato, dove morivano più bambini che gli altri. Oggi invece pare che contagi bambini non ce ne siano, ce n'è stato qualcuno segnalato, ma sono guariti rapidamente. Sì, ma allora diciamo che possiamo stare un poco più tranquilli o no? Assolutamente sì, nel senso che, come diceva il dottor Simonelli, l'organizzazione ormai è partita e garantisce quello che è le cure. Assolutamente, sì. Assolutamente le cure. E poi un'organizzazione che sta cercando di prevenire e tracciare quello che è tutto tracciabile. E riguardo, volevo approfittare del mezzo, certo, perché chiarire alcune cose legate alla sospensione del mercato. La task force ha deciso sulle scuole dove un eventuale potenziale contagio è tracciabile, e quindi sarebbe nel caso di contagio, ahimè, anche a ritroso diciamo, rintracciabile responsabilità, quindi richiamo doverosa responsabilità delle singole famiglie. Per quanto riguarda il divieto di assemblamento, è stato demandata responsabilità ai sindaci, per cui si è pensato di ridurre i potenziali contagi non gestibili. Questo è il senso di sospendere il mercato e non le scuole. No, no, ma è giusto, proprio il mercato, perché vengono da fuori, non sappiamo da dove vengono. Le scuole quando apriranno? Domattina riapriranno, a meno che oggi non intercorrano decisioni diverse da parte della task force regionale. Dottore Simonello, vuole aggiungere qualcosa? Ma io direi di non farci prendere dal panico, perché in questa situazione, come in altre situazioni di emergenza, fa più danni il panico, la paura, che la malattia stessa. Pensate all'accaparramento di cibi, i mercati che sono stati completamente svuotati, queste sono delle cose assolutamente insensate, incongrue, che creano anche dei disagi agli altri cittadini, perché li privano di elementi. Molto probabilmente, come lei diceva prima della trasmissione, noi non siamo ancora predisposti. Ma non siamo predisposti più alla sofferenza. Fortunatamente noi non abbiamo avuto guerre da oltre 70 anni, lo sapete tutti, il mondo occidentale sta senza guerra, cosa che non è mai capitata, rarissimo.
questa prolungata assenza di guerre e viceversa un benessere sociale mai avuto nella storia occidentale ha causato una sorta di limbo, cioè tutti ci sentiamo bene, ricchi, protetti, quando succede qualche cosa, improvvisamente ci scopriamo vulnerabili, impreparati, cadiamo nel panico, ma è un panico sociale, un panico da paura, il fatto di accaparrarsi cibo è proprio questo, è un panico di rimanere senza. Basterà il vaccino per debellare questo virus oppure si prevedono tempi lunghi? Il virus si debella sicuramente col vaccino quando arriverà. A livello internazionale. E poi stanno scoprendo, ripeto, questi farmaci che anche senza il vaccino stesso riescono a bloccare l'evoluzione della malattia, antivirali si chiamano. Okay. Quindi diciamo che il mondo scientifico si sta muovendo abbastanza bene, anche perché insomma, essendo universale quasi questo contagio, sta sollecitando gli scienziati di tutto il mondo a muoversi. Senti, un'ultima domanda giusto per concludere. Voi siete d'accordo con ciò che ha fatto un sindaco che ha reso noto un documento di una persona con nome e cognome, l'itinerario che lui aveva ripercorso nelle ultime ore? Ma questo è importante, l'itinerario, perché se noi sappiamo che uno è stato in Lombardia, è stato in Piemonte, cioè in Piemonte non tanto, in Romagna, e questa persona venuto da un'area sicuramente contagiante, è giusto che si sappia questo qui, secondo me è giusto. Ma il fatto di rendere noto il nome, il cognome? No, questo no. Questo è successo. Sindaco Matura è una persona eccezionale, lo conosco, molto, ama il territorio e si batte. No, se non vengono scambiati per Monaco. Poi di fronte al momento di tensione può scappare qualcosa, però lui sicuramente l'ha fatto per... Ma lui diceva io voglio tutelare alla gente, sì. Non fa niente che una persona alla fine. No, questo no. Bene, io direi che a questo punto con la tranquillità, un po' di tranquillità in più che ci hanno dato il dottore Di Lorenzo e il dottore Simonelli, potremmo chiudere. Vorrei ricordare, giusto per fare una battuta, qualche giorno fa qualcuno diceva di stare tranquilli, non pensare al coronavirus, ma pensare alla salute. E quindi niente, a questo punto se non hai altro da aggiungere la nostra trasmissione termina qui, grazie ai nostri ospiti, alla regia e a voi che ci seguirete da casa, grazie ancora, alla prossima, sigla.